Vi chiedo di fare un bel applauso al nostro presidente Giancarlo Bianchessi, a tutto il suo staff ufficiale, ma poi accanto allo staff ufficiale c'è tutta una serie di altri volontari che nell'ombra, senza troppo glamour, aiutano e portano avanti tutte le cose che abbiamo qui intorno, come per esempio semplicemente la distribuzione delle sedie, queste cose qui. E quindi veramente un grande grazie a loro. E grazie alla dottoressa Martina Misani per aver accettato questo mio invito. È particolare questa cosa, perché come dicono tutti i vecchi, ormai lo sono, Martina l'ho vista crescere, l'ho vista bambina insieme a sua sorella Stefania, insieme alle sue amiche, e oggi me la ritrovo qui accanto come collega. E questo mi riempie d'orgoglio e anche di grande emozione avere una nostra giovane qui che ha realizzato il suo progetto, e questo farà anche parte del discorso che faremo in questa giornata. Grazie Martina. Grazie a te, Gianni. Allora, come tutte le promesse che si fanno, le promesse devono essere mantenute. L'anno scorso, alla fine dell'incontro, dal pubblico alzi la mano la colpevole, Adele, è arrivata una interessante proposta di dare un seguito al discorso che abbiamo fatto lo scorso anno, che vi ricordo a chi c'era e lo dico a chi non c'era, è stato un incontro che aveva come oggetto di riflessione il rapporto tra adulti e adolescenti, le crisi adolescenziali, le addiction, le dipendenze dalla realtà virtuale, social, videogiochi, e da Adele era uscita questa proposta di parlare delle regole, di proporre una riflessione sulle regole. Noi l'abbiamo acquisita questa richiesta, e in questo incontro abbiamo pensato con Martina di parlare sia della funzione paterna, e quindi legato al tema delle regole, e sia alla funzione materna, che seguirà Martina, in modo da completare il quadro della situazione genitoriale. Io inizierò prima a parlare dell'aspetto della funzione paterna, poi Martina proseguirà introducendo il tema della funzione materna. Sono due temi, dato che non possiamo parlare contemporaneamente perché ci si disturba, sono temi complementari, vedremo insieme in che modo poter intersecarli. Parlando della funzione paterna, intanto per una questione di correttezza intellettuale, vi dico che io farò molto riferimento agli studi effettuati e ai lavori del professore Calcati, perché lo ritengo in questo momento uno degli studiosi più interessati al tema della funzione paterna, e il suo riferimento come maestro dello psicanalista francese Lacan. Parlando della funzione paterna, una cosa che mi sembra sia evidente un po' a tutti è il fatto che l'immagine del padre in questo momento storico, ahimè ormai da vari decenni, è una immagine che è scolorita, mancante di un suo spessore, e infatti Lacan considerava l'evaporazione della figura del padre, cioè il padre che nella sua rappresentatività è evaporato, ha perso consistenza, è diventato sempre più sottile. Ma questo in questo momento risulta essere un grosso problema. Ma vediamo in effetti quale potrebbe essere la funzione paterna, o quella che potrebbe essere o è stata in senso idealizzata la funzione paterna. La funzione paterna è quella di introdurre quella che Lacan chiama la legge del padre, che è la legge delle leggi. Noi siamo abituati a parlare delle leggi del diritto civile, diritto penale. Noi stiamo parlando della legge alla fondamenta di tutte le leggi. Infatti Lacan lo scrive sia la L sia il P maiuscolo, la legge del padre. E in che cosa consiste la legge del padre?
dal punto di vista psicanalitico, ma poi cercherò di semplificare la cosa. La legge del padre è l'introduzione all'interno del gruppo familiare e della coppia dell'interdizione all'incesto. In tutte le culture del mondo esiste un'interdizione all'incesto, cioè l'impossibilità che un genitore possa accoppiarsi con i propri figli. Può sembrare scandaloso, ma in effetti la nostra cultura è impregnata del tema del mito di Edipo. Lo ricordo, Edipo viene allontanato dal genitore Laio perché gli viene previsto l'uccisione da parte sua del proprio padre. Viene allontanato, poi la sorte fa incontrare Edipo assolutamente inconsapevole col padre, lui lo uccide per una controversia di precedenze e diventa poi lui il re della città, e a questo punto diventa il partner di Giocasta, che è la moglie di Laio, e lui ha dei figli insieme a Giocasta, inconsapevole. Quando si rende conto di questo incesto, si acceca e si allontana. Quindi fa parte proprio della mitologia greca questo tema dell'incestuale. E questo mi tolgo dalla psicanalisi, perché poi dalla psicanalisi Freud ha proprio introdotto tutto il tema della nevrosi in relazione al mito di Edipo. Ma guardiamo invece che cosa effettivamente, da un punto di vista sociale, il padre introduce con la legge dell'impossibilità, l'impossibile. Il padre introduce il tema dell'impossibile: non è possibile avere tutto, non è possibile godere di tutto, non è possibile acquisire tutto, non è possibile conoscere tutto. Non a caso Adamo ed Eva vengono cacciati dal paradiso perché, mangiando la mela, si vogliono impossessare di ciò che ha l'albero della conoscenza. Non potete conoscere tutto, e vengono cacciati dal paradiso. Questo è il tema della legge del padre, cioè l'inserimento del limite. Nel momento in cui noi parliamo di limite, noi parliamo anche del grande limite, e anche qua voglio chiamarlo con la maiuscola: la morte è il grande limite. L'introduzione dell'impossibilità ci permette anche di prendere contatto con la morte, ma la morte non in termini di sparizione, ma di limite. Cioè, noi si inizia a vivere, si fa la vita, e a un certo punto c'è un limite. Mi verrebbe da dire una cosa che a me da bambino mi faceva arrabbiare tantissimo: un bel gioco dura poco, e a me faceva incavolare. Ma effettivamente il gioco è bello perché dura a un limite. Io sono, come tanti di voi sanno, sono un grande appassionato di calcio. È il triplice fischio che rende la partita interessante. Se non ci fosse il triplice fischio, il calcio, qualsiasi altra cosa intesa come metafora della vita, non esisterebbe. Quindi l'introduzione del limite è un'introduzione di fatto vitale alla vita. Questa modalità di portare avanti la legge, nella figura del padre evaporata di questo momento, sta perdendo la sua funzione. Ci sono, Recalcati fa due riferimenti cinematografici molto interessanti. Uno, i due film di Moretti, Avemus Papam, dove nel momento in cui il Papa viene proclamato e gli si chiede di andare sul balcone a parlare ai fedeli, il Papa si nasconde in un angolo, gli viene una crisi di panico, tutto piangente. Questo è il padre della Chiesa. Il padre è colui che dovrebbe sostenere e dirigere il popolo dei cattolici. Per una questione di par condicio, in Palombella Rossa, sempre di Moretti, il segretario del Partito Comunista si trova a dover fare un importante discorso, diventa afasico, perde la parola. Anche in questo caso sono due figure del padre che evaporano. E questo, secondo me, sono due bellissime immagini cinematografiche che danno un senso della condizione dell'immagine del padre oggi. Facciamo un excursus storico. La figura del padre da sempre è stata una figura autoritaria. Non molto tempo fa, nelle nostre valli, i miei nonni, non dico i miei genitori, forse già
incominciavano ad avere un'influenza più cittadina, ma in ogni situazione la figura del padre era il padre autoritario, quello che entrava in casa, bastava uno sguardo, una parola e tutto veniva risolto, tutto veniva bloccato. Il senso della vita dei figli, della famiglia veniva dato da lui, non il senso della vita del figlio veniva scelta dal figlio, era proprio il padre che interveniva. Non a caso, nei primi 50 anni del secolo scorso c'è un fiorire di dittature, anche in questo caso con la par condicio. Da una parte all'est abbiamo la dittatura sovietica col grande padre della patria, della madre patria, vedete, questa è un'alleanza perversa e mortifera, con la grande madre Russia, la grande madre Cina e Mao Zedong, dall'altra la grande Germania col suo Führer, la grande Italia nostalgica dei tempi dei romani con Mussolini, la Spagna della grande armada di Franco, vedete che anche questo è un secolo pieno di rappresentazioni di una figura del padre che è autoritaria. Arrivano le contestazioni del 68 e fortunatamente alcune cose vengono messe in crisi, viene messo in crisi questo aspetto autoritario. Ma spesso cosa succede quando, lo si sa, si butta via l'acqua e infieme l'acqua sporca ci va a finire anche il bambino. In questo caso questo attacco diretto alla figura del padre effettuato dalla contestazione del 68 di fatto non propone poi una figura vicaria del padre, rimane un'assenza, ma il colpo finale, quello che porta ad oggi, lo dà un'altra legge, ben più forte della legge del padre, molto più potente, con dietro delle forze di una potenza incredibile, ed è anche questo con le maiuscole, la legge del godimento. Si può fare qualsiasi cosa attraverso l'arrivo della società ipermoderna, degli iperconsumi, si può accedere a qualsiasi cosa, si può cambiare il proprio aspetto, si può credere di andare oltre la morte, si può pensare di utilizzare le risorse della terra fino allo sfinimento della stessa. È il momento delle grandi abbuffate. Stavamo parlando con un collega del CERT, anche l'utilizzo delle droghe per esempio è cambiato. Negli anni, fine anni 60, le droghe avevano un valore, un suo senso di contestazione, mortali anche allora, famiglie distrutte completamente, ma le droghe venivano utilizzate con un loro significato. Oggi la droga non ha un significato, è solamente il tentativo di godere al massimo. Non a caso c'è un miscuglio delle droghe. Una volta ai miei tempi la cocaina era dei fascisti, l'eroina era dei comunisti, c'era questa differenziazione quasi ideologica. Oggi viene messo tutto insieme, c'è lo speedball, la super droghe sintetiche, uno sballo indifferenziato che porta all'idea dell'igodimento, un aspetto bulimico. Non a caso abbiamo la bulimia, abbiamo l'anoressia, abbiamo il gioco d'azzardo, la bulimia dove ci sono ragazze e ahimè anche adesso i ragazzi che svuotano completamente frigoriferi per poi rimettere fino allo sfinimento, fino alla morte, o la causa dell'anoressia di ragazzi che riducono il proprio corpo a un sacco vuoto onnipotente come una sorta di sfida nei confronti della morte, con te la faccio vedere io morto, il corpo me lo gestisco io fino alla fine, oppure il gioco d'azzardo con, se ci fate caso, almeno a Genova è così, ma penso anche in tutte le metropoli, il cambio dei cinematografi, luoghi di cultura diventano bingo, sale da bingo, dove fare la bulimia del godimento, della speranza di andare anche contro qualsiasi legge della probabilità, perché chi gioca in azzardo dove probabilmente, non so se è consapevole del fatto che ogni volta si parte da zero, non è che la volta dopo hai più probabilità di prima. Eppure c'è tutto questo ha portato a spazzare via quello che avevamo detto, l'interdizione, l'avevamo chiamata l'incesto, ma di fatto l'inserimento del tema dell'impossibile, ed è uscita invece
la possibilità di far qualsiasi cosa. Ma questo di fatto ha anche stravolto il tema del limite, della morte, che non è laggiù in fondo la via. La morte è diventata immediatamente presentificata, perché se io godo fino alla morte, io non ho più la vita, ho la morte immediatamente a portata di mano. Ci sono due esempi molto interessanti. Uno è Messner. Se voi leggete dei libri di Messner, dice che lui più di una volta si è trovato sul ciglio, dal baratro, sapeva, conosceva che lì c'era la morte, aveva l'idea del limite e non l'ha sorpassato. Un altro invece, un altro esempio degli sport estremi fu Patrick de Gaillardon, che volle come Icaro sfidare la gravità, si costruì un super ala, peccato che purtroppo sbagliò nel fare delle cuciture e precipitò morendo, proprio per questo tema di non riconoscere il tema della morte. Comprendete che adesso questa funzione paterna, che ha introdotto sempre il tema del limite, viene completamente fatta a pezzi da questa potentissima legge del godimento, dove è veramente difficile riuscire a sostenere il confronto. Il padre per questo evapora, come direbbe Lacan. Ma forse c'è un tema di speranza, che è quello dove il padre non deve avere dei rigurgiti nostalgici, ritornare al padre autoritario. E rispondendo a questo punto ad Adele, non è tanto una questione di regole, regole ci sono, ce ne sono tante, sono utili, perché un esempio di regola è semplicemente il semaforo. Se noi togliamo il semaforo facciamo dei disastri, quella è una regola, ma non è sufficiente se non c'è poi un'educazione civica, perché è possibile che uno attraversi la strada anche col rosso, quindi non è il tema della regola, è quello dell'inserimento di questa legge del padre, cioè avere ben chiaro che cos'è il limite, ma al tempo stesso non introdurlo col tema dell'autorità, ma sostenendo il desiderio, sostenendo la passione, sostenendo il significato, il senso che i figli hanno della loro vita, non mettendocela sopra, utilizzando una parola che è molto chiara a tanti di voi che so che siete cattolici praticanti, ma è anche una parola atea, anche una parola laica, che è la testimonianza, essere testimoni nella vita del proprio sentimento, del proprio ardore, della propria voglia. Faccio un esempio, è un esempio anonimo, con cui stavo parlando, una persona tra voi con cui stavo parlando, e dicevo: guarda, tu sei una persona molto sobria, sei una persona che non fa le cose con glamour, lo facendo vedere, è un nostro compaesano, non fa parte della Proloco, ma è sempre presente. A me capita certe volte di andare coi cani e mi capita spesso di vederlo lì in solitario a grattare magari i pali della porta, fa tutte queste cose, porta avanti e indietro nel silenzio e nella tranquillità più assoluta. Questa è una testimonianza. Non a caso il figlio, che è interessante perché dal punto di vista fenotipico è completamente diverso, se li vedi assieme non diresti che sono padre e figlio, anche come carattere per quello che conosco, eppure questo ragazzo nel momento in cui gli si chiede di partecipare, di essere presente, lui è immediatamente pronto e disponibile, esattamente come il padre, ha colto la testimonianza del padre. Io non l'ho mai sentito dire: vieni qui, vai là, vai su, vai giù. Lui fa, questo bambino, che lo era a quei tempi, lo osservava, e così ha fatto e così ha imparato. Questo penso che sia un buon esempio di testimonianza. Ce ne sono tantissimi in questo paese di persone che testimoniano con la loro con il loro ardore, con il discernimento, le loro passioni. E io penso che questo è l'unico modo per riportare il tema della legge del padre. Quando dico padre non è lo spermatozoo, necessariamente. Il padre può essere anche una persona esterna, cioè lo spermatozoo che ha messo al mondo
il figlio, può essere anche un'altra persona, può essere un sacerdote, può essere un allenatore, un istruttore, può essere una persona che fa da testimonianza, ma può essere anche una madre che nel momento in cui il padre è assente può intervenire ed essere altrettanto testimonianza con la sua volontà, con la sua forza, delle cose e delle passioni. Come del resto un padre, nel momento in cui il bambino neonato si sveglia e la mamma magari è sfinita da tutta una giornata di cure, prende il bambino, prende il suo biberone e lo allatta. In quel momento ha smesso di portare avanti la funzione paterna, ma sta attuando la funzione materna, quella della cura. E su questo però passo la parola alla collega Martina, dottoressa Misani, che introdurrà invece il tema della funzione materna. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, quando Gianni mi ha telefonato qualche mese fa mi sono un po' spaventata, però mi sono fatta coraggio, ho pensato a che cosa portare oggi qua per fare una riflessione insieme, un confronto, qualcosa che potesse arricchire insomma un po' questa mattinata insieme. E ho pensato di portarvi e parlarvi di Donald Winnicott, che è uno psicanalista delle relazioni gestuali, che è diciamo un riferimento molto importante insomma per i miei studi. E ho deciso di portare un po' il suo pensiero, due concetti in modo particolare del suo pensiero, perché trovo che siano molto attuali e li sento particolarmente, ecco, quindi ho pensato di parlarvene. Donald Winnicott è un pediatra, un medico pediatra che a furia di vedere bambini e loro madri insomma si è avvicinato alla psicanalisi ed è diventato appunto uno psicanalista delle relazioni gestuali, uno dei più importanti. Perché delle relazioni gestuali? Perché non si occupa della madre in quanto madre o del bambino in quanto bambino, ma proprio il suo focus è la relazione madre-bambino, perché appunto alla nascita tutto sta in quella relazione, e non solo alla nascita, poi anche per tutto il corso della vita del bambino e della madre. E del pensiero di Winnicott mi piaceva appunto parlarvi di questi due concetti fondamentali. Il primo è quello della preoccupazione materna primaria, la chiama lui, che è una sorta di superpotere che hanno le mamme, in modo particolarmente così evidente nei primi mesi di vita del bambino, e consiste proprio nell'intuire i bisogni del bambino, le sue necessità, le sue manifestazioni, e di rispondervi in modo pronto e rispecchiarlo e sintonizzarsi con il suo stato. E non è cosa banale, la madre va proprio incontro a una sorta di ritiro, di concentrazione, dice Winnicott, proprio nei confronti del suo bambino, escludendo un po' ciò che gli sta attorno, ciò che, a cui pensa il padre, e si concentra appunto, si focalizza sul proprio figlio. E questo è uno stato che appunto caratterizza solitamente gli ultimi mesi di gravidanza, in particolare i primi mesi di vita del bambino, e consente alla madre appunto di mettersi in questa comunicazione molto, molto stretta e molto, se vogliamo, primitiva con suo figlio. E recenti studi di neuroimaging hanno dimostrato proprio che c'è una connessione tra emisferi destri in particolare, che appunto nei momenti di connessione tra madre e bambino si attivano proprio le stesse aree degli emisferi destri della madre e del bambino. E, Winnicott è morto nel 71, però insomma aveva già intuito, ecco, questa particolare tipo di connessione tra madre e figlio. E questa preoccupazione materna primaria,
che insomma è un modo che Winnicott ha per chiamare la funzione materna, si può suddividere, si può, se vogliamo un po' indagarla un po' di più, in tre sottofunzioni che riguardano la manipolazione fisica del bambino, cioè il fatto che il bambino ha bisogno di sentire la madre a livello molto corporeo, molto fisico, poiché alla nascita appunto il bambino è tutto corpo, è tutto sensazioni e percezioni somatiche, e non ha quindi una distinzione tra sé e la madre, no? È uno stato di fusionalità, di la madre è il suo ambiente ma non ne ha consapevolezza, per cui la manipolazione è fondamentale, toccare il bambino e tenerlo tra le braccia a livello fisico ma anche a livello emotivo, è proprio di contenimento dei suoi bisogni e delle sue necessità. E la terza funzione è quella un po' di invece introduzione progressiva della realtà e del mondo nel nucleo fusionale appunto di madre-bambino, che progressivamente deve un po' aprirsi al mondo per appunto permettere al bambino di percepirsi come differente dalla madre, diverso dalla madre, e far emergere quindi il suo io, la sua personalità, il suo essere, la sua psiche. E la madre come fa a fare ciò? Inserisce delle piccole frustrazioni nel rapporto con suo figlio, e queste piccole frustrazioni gli consentono di appunto far emergere e differenziare il bambino da lei. E questo credo sia molto interessante, almeno per me lo è, perché appunto piano piano da questo nucleo si distinguono due entità, quella della madre e quella del bambino, e in particolare il bambino che distingue la sua da quella della madre grazie proprio al suo sguardo, al fatto che i suoi bisogni, le sue necessità, le sue fragilità sono accolte, sono rispecchiate nel suo sguardo attraverso la risposta. E l'altro concetto che mi piaceva appunto portare qua oggi è quello della madre sufficientemente buona. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel fare tutto ciò la madre deve essere sufficientemente buona, cioè Winnicott smantella diciamo l'ideale della madre perfetta, che non sbaglia mai, non è mai stanca, non è mai preoccupata, non ha mai altri pensieri che non siano quelli che riguardano il figlio, ma invece è una madre imperfetta, e lui avvalora questa modalità autentica. Quindi lui dice ciò che è importante è che la madre nel rapporto con suo figlio sia autentica, sia vera, sia se stessa, e credo che questo concetto si leghi molto anche un po' all'idea della maternità di oggi, no? Che molto spesso ancora è vissuta come un po' un ruolo che la donna deve assumere nel corso della sua vita e in possibilmente anche in un certo range di età, e la maternità, se vissuta come un ruolo da assumere, rischia di essere un po' come dire uno standard, no? da raggiungere, una performance, un qualche cosa che deve essere in un certo modo come la cultura, la società si aspetta che sia. E invece ciò che Winnicott ci dice è che invece la madre deve essere la più autentica possibile, e che può essere stanca, può essere preoccupata, può essere distratta, e può a volte assumere la funzione paterna, mentre il padre a volte può assumere quella materna. E ciò che appunto è importante è che ci sia questa dimensione di autenticità, di verità, che permette alla madre quindi di prendere le sue decisioni, le sue scelte, ovviamente sì, in confronto insieme al padre, ma
dando significato a quelle scelte, che non sono scelte sovradeterminate, non c'è niente di, non ci sono manuali di istruzioni o regole da seguire, ma così, dando una, come dire, un significato proprio a, al rapporto con il proprio figlio, poiché appunto non esiste un'idea così astratta e standardizzata di maternità, ma c'è una madre con le sue caratteristiche, un bambino con le sue caratteristiche in un contesto, in una famiglia, in un ambiente molto particolari. E l'ultima cosa che butto lì è un po' la, il legame che ancora oggi spesso abbiamo e vediamo tra la maternità e il sacrificio, e quindi questa, diciamo così, un po' idea che la maternità sia un qualche cosa che taglia fuori altro, no? Sempre collegandosi all'idea un po' della, di un qualche cosa di sovradeterminato e di già standardizzato, prescritto. E quando invece, insomma, invece la dimensione di autenticità, un po' come quella della testimonianza da parte del padre, credo che sia una dimensione da, da accogliere, ecco, e non è che lo dico io, sono, sono cose che sono così, anche studi che sono stati fatti e che hanno come dire, fatto dei collegamenti molto importanti tra il rapporto sano, autentico e vero, naturale, spontaneo tra appunto madre e bambini nei primi mesi di età e poi invece il rapporto che si sviluppa poi nel, nel corso dell'età evolutiva, ecco, dell'adolescenza. Riprendendo il concetto che ha esposto Martina della, del rapporto iniziale quasi simbiotico tra, tra madre e bambino, qui entra proprio il discorso della legge del padre. Prima dicevamo questo aspetto che va a collegarsi, a incastrarsi, perché se ci sono delle mamme qui si possono ricordare quanto c'è il rischio che il rapporto iniziale col proprio neonato diventi un rapporto simbiotico dove qualsiasi tipo di separazione diventa un dramma. Separazione al momento della, della popata, vi ricordate, ha parlato degli emisferi, infatti quelli che hanno fatto infant observation hanno notato che la mamma e il bambino sognano in contemporanea gli stessi sogni, le stesse caratteristiche al momento della poppata. La poppata è la mamma e il bambino vivono in uno stato onirico. Poi diventa la separazione del seno, lo svezzamento. La Canada ha parlato molto del, del tema dello svezzamento, ma poi tutte le separazioni, l'asilo nido, l'asilo, tutte queste cose. Quindi il grande rischio è quello che questa mamma sufficientemente buona, come diceva Martina, si ritrovi invischiata in un rapporto di tipo potentemente simbiotico. A questo punto arriva la legge del padre, vi ricordate la legge che introduce il tema della, dell'interdizione all'incesto? In questo caso non si sta parlando di un incontro sessuale, ma di una relazione che diventa una relazione impossibile, perché tra mamma e figlio non ci deve essere una relazione così intima ed eterna. Il padre introduce la castrazione, chiamata inteso non come dilazione, come taglio, prendendo il bambino e portandolo nel mondo, sottraendolo a questa modalità di godimento. Come dicevo, la legge del godimento può essere vista nella legge della madre che tiene il figlio tutto per sé e non riesce a schiodarsi da esso. Questo succede anche con figli che hanno 40 anni con madre, questa è la legge del godimento, lo voglio tutto per me, tu sarai il bastone della mia vecchiaia, anche no. Entra in questo punto, entra con la legge del padre e c'è il, la, questa divisione per permettere poi alla mamma di essere sostenuta come ambiente mentale del figlio, come diceva Martina,
e fare in modo che ci sia uno svolgimento della funzione materna, l'immagine sufficientemente buona. Bellissimo il riferimento che ha fatto Martina sul tema del fallimento del sacrificio. La nostra società non accetta il fallimento, guai, fallire significa non riuscire in quell'esempio, essere uno schiaffo nella propria vita. Vuol dire che significa imparare la testimonianza del padre, quello di mostrare di essere in grado di fallire, ma da questo imparare. Se volete fare delle domande o delle riflessioni. Io. Allora, sicuramente ognuno di noi ha avuto la sua esperienza di figlio e di genitore. Quindi io sono cresciuto, ahimè, con la mancanza del padre quando ero ancora troppo giovane, quindi mi è mancato sicuramente un appoggio paterno e mi sono dovuto costruire da solo le cose. La cosa che mi è rimasta in testa, che mi dicevano sia i miei nonni che i miei genitori, ricordati che il mestiere del genitore è il mestiere più difficile al mondo, perché quando le cose vanno bene per te non andranno bene per i tuoi figli. Però dicevano sempre, faccio riferimento a quello che mi dicevano ovviamente, ricordati sempre che se piange tuo figlio è un capriccio, se piangi tu invece la cosa è molto più grave, perché un genitore se piange per il figlio è perché effettivamente c'è qualcosa di grave. Quindi la domanda è sicuramente, ripeto, insomma, viviamo su esperienze, su ricordi dei nostri genitori. Oggi penso che veramente sia molto difficile, perché non si riesce veramente a capire come comportarsi. A volte un genitore, parlo da padre, anche se devo dire che nonostante tutte le mie problematiche che ho avuto nella vita, penso di aver fatto qualcosa di buono, ma sicuramente tante cose arrivano direttamente dai figli, che hanno con la loro consapevolezza e la loro idea si sono costruito una loro posizione, come diceva giustamente Gianni. Quindi la domanda è, non c'è sicuramente una risposta o un consiglio di come comportarsi come genitore, però se da parte vostra c'è un'indicazione di quale potrebbe essere una guida, penso sia ben accetta. Magari non tanto per me, perché ormai i miei figli sono grandi, ma per chi magari qualcuno abbia più piccoli, no? Perché spesso il genitore, per far felice i figli, gli concede qualsiasi cosa, gli compra qualsiasi cosa, e forse magari non è la cosa più giusta, insomma, magari il figlio ha bisogno di qualcos'altro rispetto a un gioco e basta. Grazie. Ti ringrazio, perché mentre parlavi mi sono dimenticato di parlare del titolo. Mamma e papà, mestiere impossibile, che è una famosa frase di Freud che diceva che il mestiere del genitore è un mestiere impossibile, però anche un po' ironicamente diceva: tra quelli che ci riescono meglio sono quelli che si sono accorti che è impossibile. Cioè, quindi la consapevolezza della difficoltà, come dicevi, permette già di essere un po' più avanti nello svolgimento di questo mestiere. Il problema è quello di pensare in maniera onnipotente di travasare sul figlio la propria esperienza identica. Io penso che sia un percorso di crescita dove il tema del limite ci deve essere sempre, perché la descrizione che facevi di quello che accade, di dare tutto, qualsiasi cosa, fa parte proprio della legge del godimento. Cioè io ti do qualsiasi cosa perché solo attraverso l'idea di poter godere di qualsiasi cosa tu puoi vivere, mentre invece la presenza del limite, ricordare che esiste un limite, presentificarlo, però senza nostalgie, senza dell'autoritarismo, ma attraverso, come dicevo, la testimonianza.
che questo porta anche al tema dell'eredità, dove l'eredità, non sto parlando certo di situazioni economiche, dove l'eredità non è qualcosa che cade dall'alto e uno, ah, sono diventato ricco, ma è qualcosa che deve essere riconquistata. Io ho queste cose, ho queste capacità, ho questo patrimonio, tu figlio, figlia, lo devi riconquistare, e per riconquistare ti aiuto a seguire delle possibili strade che sceglierai tu per riappropriarti di questa cosa. Mi verrebbe, dice Lacan, proprio che l'erede deve essere un orfano, in senso simbolico, non deve pensare a c'ho tutto pronto, no, me lo riconquisto, però logicamente devo avere la testimonianza, ad esempio. E penso che queste siano alcune cose sempre riguardanti l'impossibilità di questo mestiere. Non so se ti ho risposto. Sì, grazie. Vuoi dire qualcosa? Intanto grazie perché hai proposto tanti argomenti interessanti e stimolanti. Io ne colgo solo uno, penso anche un po' marginale. Quando hai parlato, mi riferisco alla relazione, alla conferenza del dottor Cavagliano, hai fatto un parallelismo tra l'evaporazione, comunque lo sbiadimento della figura del padre e la storia in sostanza. Hai detto un tempo, quando i nonni erano torcati, entravano nella stanza e tutto taceva improvvisamente, e quello era anche il periodo dei grandi autoritarismi storici, no? Per esempio di Stalin, per esempio di Mao, che poi l'Occidente, del nazismo, del fascismo, del franchismo, va bene. Ma ecco, osservando la storia oggi sembra che la figura autoritaria in politica stia riprendendo fiato, tantomeno. Anche allora un po' così, diciamo, non è che questo produrrebbe anche a una ripresa delle famiglie secondo te? Cioè penso, non so, a Putin, voglio dire, no? Penso anche a Zelensky, un figure che parla sicuramente un'autorità forte e quasi dittatoriale, sicuramente. Esistenti, ma anche, non so, pensiamo a Xi Jinping, la Cina, cioè un paese, voglio dire, in un certo modo, anche dal punto di vista economico e demografico. E anche da noi, se ci pensiamo, c'è comunque lo sguardo che si rivolge, perlomeno per alcuni a livello di speranza, per altri a livello di forti timori, no? Figure che incarnino qualcosa che richiami l'autorità forte, no? L'autorità forte anche in discorso. Ecco, allora io, in maniera un po' forzata, mi riallaccio tanto di tutto e ti chiedo, ma allora questo prelude anche, se torna in politica la figura autoritaria, anche nella famiglia tornerà l'autorità, l'autoritarismo, tutta l'autorità, pronto, e lo sbiadimento della figura paterna tornerà ad essere invece attore più forte? È una curiosità, non è né una speech né altro, è solo una curiosità. Infatti prima di concludere ho fatto un accenno a questo, che non occorre un recupero nostalgico di un aspetto autoritario, ma al tempo stesso non buttare via il bambino con l'acqua sporca, che è l'aspetto del limite, che la cultura, diciamo, fine anni 60 ha dato, cioè l'attacco diretto alla funzione paterna, ma la funzione è il tentativo di semplificare, come al solito, qualsiasi semplificazione, cioè sia i regimi comunisti che i regimi fascisti di destra, di sinistra, di estreme, hanno bisogno della semplificazione, hanno bisogno di slogan, hanno bisogno di un capo, un leader che possa pensare per tutti, hanno bisogno di una cultura che possa ridurre al minimo il pensiero, la funzione del pensiero. C'è un bellissimo libro di uno psicanalista che dice, Bollas,
che dice che la nostra mente ha una parte autoritaria, che a un certo punto, nel momento in cui incomincia a rendere il pensiero più complesso e si introduce magari un po' di depressione per il pensiero che si porta, immediatamente arriva la pillola della beatitudine e immediatamente dobbiamo scacciare il pensiero, perché wow, dobbiamo pensare positivo, yeah, immediatamente, cioè dobbiamo semplificare. E questo è un ritorno di fatto nostalgico, cioè il tentativo di andare a una sintesi, mentre noi dobbiamo provare ad accettare la complessità dell'unicità. Il padre che vuole testimoniare una cosa per il proprio figlio, proprio sua, che gli piace, è la sua cosa, e il figlio lo osserverà. Se gli piacerà, ne prenderà magari il metodo, il calore con cui questo padre investe, e se lo porterà in giro nel mondo e lo investirà, diventerà frate trappista, diventerà, non so, ballerino, diventerà un filosofo, e magari il padre era un metalmeccanico che si interessava tutti i giorni di modellismo, e facendo il modellismo leggeva anche tanti libri di storia, perché doveva capire quell'automobile come era fatta, e gli sta trasmettendo la passione. Questo è un aspetto unico e logico che porta con sé la complessità della specificità. Il rischio che dici tu è altissimo, ma da sempre è alto, e da sempre noi tendiamo a semplificare il pensiero. Lo psicanalista nella Germania nazista andava a rogo, nella Russia comunista sarebbe nei gulag in Siberia. Perché? Perché è un personaggio come il filosofo, anche altre figure umanistiche, pensa, mette in crisi, rimane sul dubbio. Oh, che ne so di questa cosa, ma come con le sai, la patria e il partito e questo e quest'altro, solo questo conta, anche no, è la terza volta che dico anche no. Per cui io penso che questo rischio che dici tu c'è sempre stato, occorre resistere nella nostra singolarità, nella nostra specificità. Intanto grazie, perché date sempre degli stimoli interessanti per riflettere. Sono emerse alcune parole chiave da te, Gianni, e da Martina, per esempio il concetto di testimonianza e il concetto di autenticità. Quando si sentono queste cose si filtrano attraverso quello che fai, la tua esperienza, quello che fai quotidianamente, eccetera. Mi sembra che ci sia un elemento che potrebbe essere anche una chiave di lettura oppure una chiave di comportamento che attraversi quello che avete detto, ed è il concetto di comunicazione, perché io la testimonianza e l'autenticità la comunico non con una comunicazione verbale, che è forse la meno indicata, ma con una comunicazione non verbale o con una comunicazione paraverbale. E quindi mi sembrava, e questa è una proposta un altro incontro, che potrebbe essere anche interessante fare un discorso sul comunicare, perché credo che sia uno degli elementi fondanti delle relazioni. Non voleva essere in effetti una domanda, ma una richiesta, però se potete dire. Sì, io sono d'accordo con quello che hai detto, il fatto che sì, la comunicazione è molto interessante, perché tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, appunto, come dicevi, passa attraverso una comunicazione assolutamente non verbale, quindi di esempio, di osservazione, di intuizione,
e di proprio così vissuti che si condividono, e questo penso sia molto interessante, perché alle volte appunto si sopravvaluta forse la comunicazione tipo verbale pensando che sia quella più diretta, più chiara, quando invece non è così, non è sempre così, ecco, soprattutto da bambini, da piccoli, insomma. Accetto la provocazione. Accetto la provocazione, interessantissima, perché se rifacciamo quello che diceva Martina, nel momento in cui la madre cura il bambino e intuisce gli aspetti, le richieste, i bisogni del bambino, qui abbiamo, ci stiamo due ore un altro anno, sicuramente. Abbiamo una comunicazione che noi, che attraverso sia i lavori di Winnicott e di altri grandi psicanalisti delle relazioni gestuali, cioè di quel filone degli psicanalisti inglesi, Melanie Klein e Wilfred Bion, introduce un tipo di comunicazione che è estremamente potente, che noi chiamiamo in termini tecnici identificazione proiettiva. Che cos'è? Chi è stata mamma, chi è mamma, chi osserva, anche chi non lo è ancora, un bambino piccolo piange, la mamma ha fame, gli dà da mangiare e questo bambino smette di piangere, oppure ha freddo, o si è fatto la cacca addosso, oppure ha sonno, e tu rimani lì sbalordito e hai fatto, come fa a saperlo? Perché? Non sto parlando di una mamma evoluta, cioè di una mamma che conosce proprio figlio da mesi, anche delle neomamme proprio, perché sì, è stata osservata, e poi forse i fisici quantistici ci aiuteranno, è stato osservato che i bambini molto piccoli, non potendo utilizzare il codice verbale, utilizzano una modalità emotiva di trasmissione. Non si sa ancora di che cosa, ma probabilmente ha a che fare con la teoria delle onde di campo. Trasmette una comunicazione alla mamma, la mamma l'acquisisce e dà un senso e la restituisce sotto forma di cura. Questa poi verrà chiamata funzione alfa, proprio la mamma che riceve un messaggio sconosciuto di un codice inconscio, lo elabora inconsciamente a livello mentale e lo riporta al bambino sotto forma di accudimento, di lallazione, oh, piccino, con quella modalità di comunicazione adatta proprio al sistema di percezione anche acustico del bambino. Questa è una protocomunicazione, è una comunicazione antichissima. Poi c'è un bellissimo libro che dice il feto ascolta, la madre parla e il feto ascolta, cioè un ascolto comunicativo attraverso tutti i neuromediatori, attraverso tutti i rumori, perché dentro il corpo di una mamma c'è il rumore del cuore, del sangue che circola, il rumore del ventre che spesso è gonfio d'aria, il rumore dell'intestino, di tutto, dello stomaco, sono tutte protocomunicazioni che il bambino raccoglie, poi con i cambiamenti anche della varie quantità di neuromediatori, di ormoni, e il bambino riceve delle comunicazioni, anche in questo caso è una protocomunicazione. E poi inseriremo tutto il tema del codice verbale, che cosa avviene attraverso il codice verbale. Chiudiamo una zona. Altre domande? No, ma è lo stesso, dai, non mi piace parlare al microfono. Allora parlo sul microfono, grazie. La testimonianza, secondo me a volte c'è il rischio che quello che ti ha trasmesso tuo padre o tua madre tu possa acquisirlo nel tempo e trasmetterlo nei tuoi comportamenti verso i tuoi figli o verso le persone che è vicino, a volte facendo trascorrere troppo tempo
da quello che hai capito positivo o negativo dei tuoi genitori, lo rivedi su te stesso e in quel momento, in certe situazioni, ti verrebbe voglia di fare le stesse identiche cose che tuo padre o tua madre hanno fatto con te, ma ti salta qualcosa in testa che dice: no, cazzo, questa cosa mi ha dato un fastidio tremendo, non devo farlo con mia madre, con mio figlio, mia moglie e i miei amici. Ma il problema secondo me è un altro. A volte per realizzare questo c'è un lasso di tempo che potrebbe essere troppo lungo e che non ti permette di riflettere su quello che tu hai, scusate, che sono subito, ma non è esatto, tu hai acquisito dai tuoi genitori e puoi capire se erano cose buone o cose negative. A volte metterle in pratica ha lasciato uno spazio di tempo troppo ampio per non farti riflettere che quelle cose ti potevano aiutare. E in quel periodo tu come figlio e i tuoi figli forse possono commettere degli errori, perché non si rendono conto che quello che tu hai fatto con loro poteva essere brutto, bello, positivo, negativo, ma gli permette oggi di ragionare in un certo momento. Se quella riflessione avviene dopo troppo tempo, che non significa che un bambino oggi, genitore o persona adulta, abbia realizzato determinate cose, però può farti aver commesso nello spazio di tempo un sacco di, scusate la parola, cazzate infinite nel tuo modo di essere. Quando te ne accorgi, beh, a volte forse è un po' tardi. Non significa che non puoi rimediare, ma significa che hai lasciato delle tracce un po' pesanti nel tuo percorso. Ecco, questo spazio di tempo secondo me è deleterio oggi, ragazzi, perché cazzo, oggi in un anno riesce a fare cose che io ci ho messo 10 anni per fare, e oggi un ragazzo in un anno può bruciarsi l'esistenza non ragionando su quello che poteva invece mentalmente pensare. Ed è lo spazio del tempo che secondo me è micidiale in questa cosa qua. Cioè, io per fare certe cose da livello ci ho messo una vita. Cazzo, vedo dei ragazzini oggi che fanno delle cose che in un mese io ci ho messo 2 anni, forse ero confuso, non lo so, però questi mangiano tutto in un attimo e forse non riescono a ragionare che quello che stanno facendo gliel'avevano già detto che non era da fare, o che era da fare in maniera diversa, o che non era da portare avanti. Il tempo ci sta mangiando la vita su queste cose, troppo veloce. E tanti ragazzi queste cose qua non le recepiscono. La droga, hai detto te prima, serviva per determinate cose, che c'era la droga rossa e la droga nera. Però dovevi superare un certo limite per drogarti, perché c'era la paura di drogarsi, c'era la paura di essere beccato, c'era la paura di tante cose. Oggi un ragazzo trova un amico e dice: te guarda, prendi in bocca 30 secondi ed è tutto finito. Paura, non ce n'è più paura, ma non ce n'è neanche riflettuto su questa cosa. Io ci ho pensato degli anni, se drogarmi o meno. E grazie a Dio non l'ho fatto perché avevo paura. Oggi ragazzi, di paure, secondo me, non ne hanno più. È una cosa che mi spaventa. Un po' più il futuro dei ragazzi, anche dei nostri genitori. Meno male che non gli piaceva parlare di questo. Volevo solo dire che questo si collega tanto a, no, quello che si diceva prima sia sul limite e sia sul godimento e sulla ricerca del godimento di tutto subito un po' che si ha oggi. E parlando con Gianni l'altro giorno, confrontandoci appunto per preparare questo incontro, dicevamo anche che ci sono anche eventi che portano secondo me i giovani orientarsi verso questa modalità del godimento immediato, che sono eventi, vabbè, che non dipendono da cause di forza maggiore, vedi Covid, vedi catastrofi climatiche, che danno un'idea di
Io un po' la sento, ecco, dopo soprattutto dopo il lockdown, dopo il Covid, eccetera, cioè il fatto che si senta il mondo come molto precario rispetto a prima, secondo me. Per cui questo porta un po' al voler approfittare, no, di ogni occasione che si ha, e quindi sì, fare tutto subito, così dare sempre il 100%, esserci sempre, perché effettivamente si è vissuto in questi ultimi anni una dimensione di così sì, di precarietà, di incertezza, che un giorno si può uscire, il giorno dopo no, e un giorno c'è un nubifragio e la tua giornata si capovolge completamente perché è crollato un viale di alberi, cose che secondo me prima, cioè nella generazione forse precedente, c'era più così una prospettiva di certezza, di regolarità in questo senso. Tu hai introdotto il tema del tempo ed è una percezione che il Covid non mi fraintendete, ha finalmente inserito nella nostra cultura il tema del tempo, e c'è un elemento di speranza, perché i greci parlavano di due tipi di tempo: Cronos, che è il tempo 11:41, Cronos, e poi dicevano Kairos, che è il tempo giusto, è il tempo dell'inconscio, il tempo del sogno, è il tempo utile che serve, che rappresenta il passaggio. Quando si parlava prima del padre, testimonianza o altro, e ho parlato dell'esempio del nostro amico compaesano, questo è un processo, cioè noi nel momento in cui processiamo e pensiamo le cose, ricordate che Freud diceva è impossibile, e coloro che ci riescono sono quelli che hanno capito che è impossibile, cioè coloro che hanno messo in atto un processo di consapevolezza. Non bisogna, a mio avviso, spaventarsi troppo del tempo che passa. L'importante è che ci sia nel frattempo un lavoro. Oggi, io dico spesso ai miei pazienti quando mi chiedono: ma adesso dottore, parliamo di questo, poi vado a casa e non mi ricordo più niente di quello che ha detto, no, eh? E io faccio l'esempio della brioche e dico: ma stamattina che cosa ha mangiato? Una brioche, benissimo. Ha introdotto la brioche in bocca, l'ultima volta che l'ho vista quando è entrato il cornetto in bocca, dopodiché gli enzimi dello stomaco hanno cominciato a scomporre gli elementi, l'intestino ha cominciato ad assorbire ciò che gli serve e l'altro ad espellerlo, si è diventati un po' più grassi, abbiamo un po' più qualche proteina, se quello che abbiamo mangiato c'è anche un po' di proteine, un po' di uovo, un po' di burro, i grassi. E questo, la brioche poi è diventata qualcosa che ci appartiene, noi siamo fatti anche un po' delle brioche che abbiamo mangiato stamattina. Noi, c'è tutta questa gente che stamattina è qui per sentire a parlare due presunti conoscitori della materia, può darsi, e si obbliga a pensare su questo. Questo avviene come la brioche, si sta digerendo tutte delle considerazioni. Adele ha già pensato alla comunicazione, Adele ci ha dato l'esempio di un'introduzione e una digestione del tema di oggi. Mi è venuta in mente la comunicazione. Capite che chiunque di voi che è genitore o altro, che si alza di qua e comincia a dire: ma quello là ha parlato di quella cosa lì, a me sembra una cagata, però può darsi che lei invece ha parlato, è interessante quello che ha detto lei, che sono tutti i pensieri che cominciano a costruire, e il Kairos, quello interno, crea, porta avanti, e questa è la speranza che dobbiamo sostenere, se no il rischio è il ritorno all'autoritarismo di tipo nostalgico o a un atteggiamento di cui tu avevi spaventato di fronte a quello che succede, mentre invece dobbiamo provare ad avere fiducia nei ragazzi
perché sì, loro fanno queste cose, ma le generazioni precedenti ci hanno portato a 600.000 morti in una guerra, cioè non voglio dire che se i nostri ragazzi fanno dei disastri, quelli precedenti ne hanno fatti ben peggiori, ma non possiamo andare a prendere per l'orecchio questi qua e dire ma che cavolo i giovani che siete stati. Ogni generazione tende a considerare quella precedente pericolosa, incapace, inadatta, inadeguata, perché la gioventù ci fa paura, perché ci ricorda la morte, ma noi, sapendo che la funzione paterna introduce il tema della morte, non dobbiamo aver paura della morte, ma dobbiamo utilizzarla come una risorsa per capire che c'è un limite e all'interno del limite dobbiamo divertirci. Arriverà il triplo cerchio finale, ma porca miseria, due tempi da 45 minuti, io che sono genovano me la gioco fino alla fine, 20 su 100 perdo perché sono genovano, però primi a nascere, ultimi a morire. Scusate. Va bene, ci sono altre domande? Allora, intanto io vi ringrazio perché è stato molto bello e anche per certi versi per me è stato anche illuminante in alcune cose, mi ha aiutato molto. La cosa che volevo però puntualizzare questa cosa bellissima dell'enfasi che è stata data alla connessione che c'è tra madre e figlio già diciamo nell'utero e poi anche successivamente con l'allattamento, e quasi sembra un po' che la mamma sia una maga che capisce tutto del bambino. E ieri abbiamo visto qua un grandissimo mago, mi piace tantissimo, e io non penso che lui sia arrivato sul palco bacchetta magica e ha fatto tutto così. Ci sia un lavoro dietro, ma anche lungo, meticoloso, pesante, quotidiano, giornaliero. Se diamo tanta enfasi alla magicità, così di dire io capisco subito che ha fame, capisco subito, forse mettiamo un po' in crisi il discorso di Winnicott della madre sufficientemente buona, no? Cioè la madre perfetta che maga, che capisce per magia il figlio. Io cioè, non lo capivo all'inizio, quindi volevo anche rassicurare le madri che all'inizio non ci capiscono niente. Ero spaventatissima, cioè, perché piange, che ne so, ore a farlo girare, avrà fame da mangiare, no? E allora avrà fame, mal di pancia. Stai facendo la mamma di Winnicottiana. Cioè, non è così magico, così semplice, che va. È bellissimo questa cosa che avete detto della connessione, mi ha aperto anche delle idee su problematiche che avevo. Però attenzione, secondo me, cioè non so in quale percentuale dobbiamo enfatizzare questa parte, oppure la fatica che c'è, il tentativo, andare per tentativi, provare tutti i giorni, ogni minuto. La madre se lo costruisce anche un po', questo bagaglio, diciamo, con errori anche, che ci possono fare. Il concetto è proprio quello che appunto la madre sufficientemente buona non è una madre perfetta. Cioè una madre che ci prova e sbaglia, e sì, è vero che ha un intuito particolare, una, così come se fosse un po' una maga, però non è infallibile, quindi può essere stanca, può essere preoccupata, può non capire quello che il bambino le sta comunicando, assolutamente, è proprio questo il punto, no? Cioè il fatto che ci siano dei momenti di non sintonizzazione, di non rispecchiamento, di panico, di ansia, e una cosa che non ho detto, che adesso mi è fatto venire in mente con questo intervento, è che volevo dire è che c'è un filone di ricerca che attraverso delle videoregistrazioni di interazioni madre-bambino analizza proprio secondo per secondo i momenti di connessione o di invece non connessione tra madre-bambino, e la cosa molto interessante è che sono stati poi fatti degli studi all'inizio, quindi alla nascita, interazioni alla nascita e poi
interazioni poi lungo il percorso di traiettoria evolutiva, no? sulla stessa coppia madre-bambino, e è stato dimostrato attraverso questi studi che non conta tanto il numero, diciamo, di momenti, perché poi si tratta di una, così, di una quantificazione proprio, no? Uno studio molto sperimentale, non si tratta tanto di avere o collezionare tanti momenti di connessione, di sintonizzazione, cioè di, viene detto, di match, no? In cui madre e bambino sono sulla stessa linea d'onda, si capiscono, sono connessi, ma ciò che è predittivo di una buona relazione madre-bambino è la capacità di riparare ai momenti di mismatch, cioè di discordanza, di non connessione. E questo penso sia bello, no? Cioè la capacità di riparazione, di riprendere lo stato poi di sintonizzazione, di rispecchiamento. E quindi sì, cioè la comunicazione di amore passa proprio, poi vabbè, è un discorso che se volendo si può ampliare a un sacco di situazioni, io credo, però insomma proprio la capacità di riprendere la connessione, la sintonizzazione, ed è proprio quello, cioè non tanto i momenti invece di sintonizzazione, di perfezione, possiamo chiamare, di match totale, ma quanto la coppia madre-bambino, vabbè, ovviamente in carico alla capacità materna, alla funzione materna, sia in grado di riprendersi, di riparare. Con questo trovo molto interessante. Ma no, era niente, una curiosità. Se magari la Martina mi può precisare a che età si è ancora adolescenti e si è cambiata l'età rispetto alla mia adolescenza, cioè essendo la psicologia dell'età evolutiva, il concetto di adolescenza è cambiato in questi anni. Sì, si sono un po' così ampliati i margini di età dell'adolescenza e c'è, diciamo, questa nuova, anche se c'era anche prima, però diciamo che adesso sta, è oggetto di ricerche, anche di studi, eccetera, range di età, che è quella dei giovani adulti, di cui mi sento di fare parte, non più adolescente, ma neanche adulta, giovane adulta si dice. E sì, e ha a che fare con cambiamenti anche a livello proprio sociale, culturale del mondo di oggi. E sì, la difficoltà un po' di passaggio proprio al mondo adulto, e quindi di quest'area un po' di passaggio proprio intermezza, in cui si, come dire, si va a completare un po' il processo di crescita dell'adolescenza, che è un po' diversa rispetto a appunto quando si parlava anche, no, fino che diceva prima Gianni, negli anni appunto degli anni 60 eccetera, non è più così, come dire, caratterizzata dalla trasgressione, dalla contestazione, l'adolescenza di oggi, ma dalla ricerca forse proprio di un'autorità e di un limite che, come si diceva prima, a volte evapora un po', e per cui forse anche un po' il bisogno di cercarselo in qualche modo, e quindi il passaggio all'età adulta con qualche scalino in più. Mi verrebbe da dire che siamo passati dal figlio edipico, cioè dal figlio che uccide il padre simbolicamente, al figlio Telemaco, cioè il figlio che rimane a Itaca in attesa dell'arrivo di Ulisse per poter riprendere il potere all'interno della propria casa. Cioè oggi i figli attendono proprio che il padre riporti questa testimonianza per poter apprendere, e quindi c'è questo passaggio, viene detto proprio figlio edipico, figlio anti-edipico, cioè la contestazione di questo padre, il figlio narcisista, quello che fa tutto per sé, e il figlio, in questo momento, come diceva Martina, il figlio Telemaco, che sta lì in attesa che questo padre arrivi per tagliare
la, diciamo, la, l'azione perversa dei proci, cioè di questi che vogliono godere di tutto, che vogliono, vogliono devastare la casa di Ulisse, vogliono in maniera incestuosa, perché i proci hanno la stessa età di Telemaco, vogliono accoppiarsi con la madre Penelope, e lui, in quanto figlio che è in attesa della legge del padre, dell'arrivo di Ulisse, si pone in una posizione appunto di speranza di essere nuovamente indirizzato, indicato come testimonianza. Per rispondere a Ilaria, dov'è Ilaria? Quando parlavo dell'indicazione proiettiva, io stavo parlando, è come se parlassi di una radio. Per comunicare, la radio funziona così. Poi giustamente, come dici tu, ci deve essere un ricevente e un trasmettente. Se c'è un problema, se abbiamo una madre che si trova in una fase di depressione postpartum, ecco lì che l'identificazione proiettiva non funziona ed è un dramma. Il bambino piange a vuoto e la madre in preda a un'impossibilità di ascoltare, non riesce a restituire nulla. E questo è il dramma, è il dramma. Io quando parlavo di identificazione proiettiva parlavo come di una come di un macchinario di comunicazione che hanno scoperto esistere a livello inconscio, e poi come viene utilizzato. C'è la speranza, in questo caso deve arrivare anche il padre a sostenere, perché una buona madre è la madre che ha in testa la presenza del padre. Se non ha in testa la presenza del padre, rischia di trovarsi in una posizione, come diceva lei, simbiotica, che non è più la mamma sufficientemente buona. La mamma sufficientemente buona non è mai una mamma sola. Delle mamme, se siete la maga, non vi preoccupate, perché il Tordeggiano 300 km non lo fai da un giorno all'altro. Lo fai passo dopo passo. Diventi mago in un attimo. Neanche mamma, cioè. Quindi rassicurante, volevo essere rassicurante, forse non sono stata. Due padre, mi sono spiegata lì. Nella stessa situazione. Una domanda secca, senza aiuto. In che modo? Sì, una domanda secca, voglio dire. In che modo ad entrambi, volevo farla mattina, ma anche Gianni, diciamo. In che modo la neurobiologia, che sta facendo passi da gigante, l'ultima analisi della psichiatria, conforto, l'aiuto, non sostengono la psicoterapia derivante dalla psicoanalisi e viceversa. Come psicanalisti noi ci siamo sempre trovati a picchiarci metaforicamente come neuroscienziati, perché loro ci consideravano i preti, i sacerdoti, quindi dei fedeli di una religione, mentre loro erano la vera scienza, e noi dall'altra parte li consideravamo solamente dei meccanici del corpo, senza anima, senza cuore. E invece ci siamo incontrati grazie alla PET, TAC e alla PET si è potuto, e anche al fatto che si è potuto fare delle visioni, dei controlli sulla mente di pazienti dopo un tot numero di sedute, dopo un percorso, e hanno notato che ci sono dei cambiamenti proprio a livello neuronale all'interno di certe aree del cervello che permette, come direbbe Adele, una comunicazione più precisa, più complessa. Quindi si è scoperto che la parola, parlare, che poi è la relazione sociale di cui diceva lei, è di fatto terapeutica, cioè procura una trasformazione plastica del cervello. Questa volta i neuroscienziati e gli psicanalisti hanno cominciato a collaborare e hanno visto che alcune volte, al di là della farmacologia assolutamente necessaria in certe cose, una buona psicoterapia può essere assolutamente utile per provocare anche
delle variazioni a livello neuronale, nel senso che se io ho una situazione di depressione devo prendere gli antidepressivi perché permettono di contrastare l'aspetto tossico, e da lì capisci già che le emozioni costruiscono una situazione di feedback a livello organico chimico, perché la depressione crea degli elementi tossici all'interno dell'organismo. Il farmaco va a ricompensare a riparare la situazione tossica, ma al tempo stesso la psicoterapia aiuta la mente del paziente a ricostruire, a rimodellare anche dal punto di vista organico, neurologico, la sua mente, e poter così superare meglio le difficoltà. Posso dire una cosa su un libro? Una cosa solo, qui davanti abbiamo messo come sempre dei libri sull'argomento, se volete fare, io sono a disposizione perché sono un'unica copia, delle foto sull'argomento, chi è interessato ad approfondirlo, prego. No, volevo solo segnalare che quando si parlava di fallimenti, c'è un libro molto bello sui fallimenti, consolatorio, si chiama Il magico potere dei fallimenti, di Pepin, che è un filosofo francese, dove attraverso alcuni esempi di personaggi anche famosi, storici, eccetera, ci fa capire come trasformare il fallimento in un'opportunità. Assolutamente. Sembra che non ci siano altre domande. Volevo ringraziare Gianni che mi ha invitato a fare questo intervento, e per me è stato molto emozionante essere qua sul ballo. Dove giocavamo palla, esatto, dove giravamo in bici, e adesso insomma, facciamo queste cose. E grazie Gianni e grazie alla Prolab che organizza sempre questi incontri, che grazie. Anche un po'. Al prossimo anno, dove comunicheremo.